Mango a tenere 3.000 lire per un 45 giri, e che diamine. Dico? Dici. Va bene, e beh, è una trasmissione seria come la nostra, naturalmente ci voleva il nostro, per favore, se vivo, la senti, prego. Nunzio, altro maestro, non mi ha detto. Maestro. Cura, attenzione. No, lasciamo perdere. I fatti di famiglia, come si dice, com'è quel proverbio? Scherza, che dice? Fatti. No, lo so io sono quello dei proverbi. Infatti, i panni, com'è che dice? I panni sporchi si lavano in lavanderia. Lei è biondo. No, Devivo, per favore. Questa qui è una trasmissione. Stringiamo. Questa è una trasmissione seria. E il nostro regista si è recato in una camera apposta a fare dei provini. Perché questo qui, è il nostro onorevole. È il nostro onorevole. E il nostro regista è andato a fare dei provini. E per favore, De Vivo, la prego. Allora vediamo, io mi reco a fare questi provini. Prego, regista, vada. Posso andare? Prego, il regista va, in qua, questo è l'onorevole, questo. Lei è qui per il provino da commentatore politico, come si chiama? Enrico Ceccarelli, dottore. Enrico Ceccarelli, dunque. Allora, Ceccarelli. Lei ha lavorato già in qualche emittente privata? Sì, ho lavorato in diverse emittenti della zona di Ordone Sud, della città di Foggia, della provincia, della regione, della nazione e del continente. Ho lavorato anche per la RAI una volta. Ah, ha lavorato per la RAI? Sì, ho portato i cavi per una loro troupe. Ma commento politico non... No, commento politico, commento. Veramente no. Ho anche lavorato per diversi giornali, qualcuno anche a diffusione intercondominiale. Va bene, verifichiamo un po' questa sua linea di commento, signor Ceccarini. Ciccarelli, dottore. Si addrizzi un po' con la spalla. Sì. Ecco, sì, ecco, così siamo più... Ecco, benissimo. Allora, parliamo un po' della situazione locale, vediamo un po' come la inquadra lei in una nota politica. Ma intanto io direi questo, che la situazione politica locale, dopo un lungo travaglio, va rischiarandosi grazie al decisivo intervento dell'onorevole Filongelli, che all'interno del suo partito ha saputo riportare quell'ordine e quella compostezza che negli ultimi tempi erano un po' venuti a mancare da parte di tanti. L'amministrazione comunale e quella provinciale hanno ben operato in questi anni, il sindaco in particolare del comune capoluogo ha svolto il suo lavoro con diligenza e con efficacia. Ma lei non è molto aggiornato, io sono appena tornato da un viaggio all'estero. Si diceva che queste amministrazioni non hanno di fatto saputo affrontare e risolvere i nodi cruciali dello sviluppo della provincia di Foggia che l'onorevole Filongelli ha così ben enucleato nel corso del suo ultimo intervento nell'ultimo convegno al quale ha partecipato. Parliamo di questo convegno, visto che lei è un po' informato su questo convegno. Sì, si trattava di un convegno relativo ai problemi dell'alimentazione. Era un convegno relativo, sia più preciso, Ceccarini, ecco, sì, per cortesia, che, lei non deve andare a ricercare le notizie nell'etere, lei le notizie le deve dare agli ascoltatori, certo. Non può mettersi così a... Certo. Il convegno era relativo ai problemi delle pizze. E come si intitolava il convegno? Se ben ricordo, perché ho ricevuto l'invito a casa, ma l'ho guardato distrattamente, si chiamava Le quattro stagioni da Vivaldi ai carciofini. Le quattro stagioni da Vivaldi ai carciofini. Punto interrogativo. Esatto. Ah sì, è vero, perché questa era la prima giornata del convegno, mentre la seconda si chiamava... Chi era il moderatore di questa... Il moderatore era un personaggio fin troppo noto, era il titolare della pizzeria Danino al Metro di San Giuseppe Vesuviano, un intimo amico dell'onorevole Filongelli. E che cosa ha detto l'onorevole Filongelli al quarto minuto del suo intervento?
al quarto... Nel primo intervento, quello di apertura, che lei penso ricordi bene... Cioè è stato un intervento storico per... ecco, che cosa ha detto al quarto minuto? Al quarto minuto è già partito il cronometro. Beh, possiamo, le posso dare 5 secondi così, anche perché è una cosa molto importante che lui ha detto. È stato il punto in cui ha paragonato la fragranza delle pizze appena sfornate alla fragranza virginale delle giovani della nostra terra, una frase di alto significato spirituale che ha commosso l'intero uditorio presente. Sì, ma un attimo dopo che cosa ha detto? L'essenza politica del suo intervento si basa sulla distinzione politica tra... me lo deve dire lei, non è che glielo devo dire io, perché io lo so, forse, perché io l'ho scritto, io l'ho scritto l'onorevole. Complimenti, è stato lei, complimenti. No, c'è stato un applauso l'onorevole. Scrosciante che ha un po' disturbato l'audio in quel momento, io ero lontano, quindi... Ecco, la distinzione tra la pizza croccante... la pizza, esatto. Lei non cerchi le notizie dell'Edere, c'è Carini, lei mi va a ricercare le notizie fuori, essere concreto, ecco, deve essere ma quello preciso. Che è stato realmente memorabile, scusi dottore, è stato il punto in cui ha parlato dell'utilizzo del peperoncino. Quando ha detto in politica, in pizzeria, ogni tanto un po' di peperoncino ci vuole, ma è troppo... Sì, quello è complementare a tutto il discorso, però il punto fondamentale, la divisione politica, e poi lo distingue dagli altri... Tra la pizza calda, croccante, appena sfornata, e la pizza fredda, priva di gusto, addirittura... E lui per quale tesi? Per la prima, ovviamente. Carini. Ciccarelli, dottore. Ciccarelli. Naturalmente per la seconda, per lo sviluppo del nostro settore agroalimentare conserviero, ecco. Che è un settore trainante per il nuovo... La conclusione di questo convegno. C'è stata quella quando siamo andati poi... Cioè, siamo andati tutti a farci... A cena? A farci la... Prima della cena si è parlato del... È stato il punto relativo alla farina. Farina del proprio sacco e farina e lui che cosa ha detto? E lui è per la farina del sacco. Ma lei è informato sull'attività? Lo dica sinceramente, perché qui non è che abbiamo difficoltà. Non è che noi la censuriamo. Lei ha una cultura politica abbastanza ampia, però è lei informato sull'attività dell'onorevole Filongiello? Per la verità non è che mi sia proprio documentato.